Praticamente sabato e domenica, dove siamo ora, si sono svolte le gare del meeting internazionale del Presidente della Repubblica di canoa. Traiamo un po' le conclusioni. È stata, diciamo, un'edizione molto, molto bella, molto significativa, piena di record, anche favorita da due giornate splendide di sole. La canottiera di Sabazia si è comportata al meglio, sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista poi della prestazione agonistica. Con pizzico di fortuna poteva vincere la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica, non c'è riuscita per pochi punti. La medaglia è stata vinta dal Sesto Calende della Regione Lombardia. Buona partecipazione anche da parte delle società piemontesi. Abbiamo avuto il Cus Torino che è venuto in forza a questa manifestazione. Ritornando ai successi della società, abbiamo la conferma di Alberto Regazzone, recentemente reduce dai mondiali, dove si è classificato al primo posto dei 200 metri. La Francesca Capodimonte con due ori sia nel K1 che nel K4. Abbiamo avuto tra i piccoli, tra i giovanissimi, Luca Curletti, anche lui vincitore di una medaglia d'oro, e molti, molti piazzamenti, secondi e terzi posti. Ecco, questo tra l'altro nel settore femminile ci ha permesso di vincere la speciale classifica femminile, dove le ragazze si sono ben comportate e hanno avuto i migliori punteggi. Nutrita è stata la partecipazione estera? Quest'anno direi che abbiamo battuto, fatto di record, anche il numero dei club stranieri, ben 9 club stranieri provenienti dalla lontana Romania, dall'Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca. E non dimentichiamo che la canoa è stata inventata appunto in questi paesi dell'est, quindi ci siamo trovati a competere con atleti ad altissimo livello. Ecco, naturalmente si finisce un'edizione se inizia immediatamente un'altra, quindi noi abbiamo fatto già richiesta all'ICF internazionale per poter avere nuovamente questa gara. Il prossimo anno sarà la 33esima, quindi un numero molto impegnativo.